Difesa Cigorin, repertorio per il nero, ottavo video. Secondo me questo è il video più interessante, più importante da un punto di vista, così oserei dire, filosofico, dal punto di vista, diciamo, della filosofia degli scacchi, del pensiero scacchistico. Quindi io vi suggerisco di guardarlo perché è interessante. Tanto interessante che ho deciso di prendere una partita al massimo livello, quindi Kasparov-Smyslov, quindi una partita tra due campioni del mondo, perché non volevo, ecco, prendere il buon Miladinovic o la moglie o qualcun altro, volevo qualcuno che fosse la massima espressione del pensiero scacchistico internazionale. Bene, eravamo rimasti a questo punto con la linea principale cavallo F3. Abbiamo detto alfiere G4 praticamente forzata, diciamo così, la più naturale, C per D5, la mossa più critica, la variante più critica, alfiere per F3. Ed ora avevamo visto nel precedente video, nel settimo, anche quello secondo me molto molto interessante, la cattura del cavallo in C6, ma adesso dobbiamo vedere la linea più importante, G per F3, ed è ovviamente quella scelta da il grandissimo Kasparov. Devo dire per la cronaca che riprendere col pedone è qualcosa che, diciamo così, assomigli all'idea di Alekhine. Non so se vi ricordate, in un precedente video abbiamo visto donna A4 in cui Alekhine aveva proprio l'intenzione di giocare per F3, ma adesso non va bene, perché dopo donna per D5 il sacrificio del pedone D4 non è più buono, e quindi il bianco deve difenderlo. Alfiere 3 e E5, la tematica è E5, cavallo C3 attacca la donna, la inchioda. Anche se fa donna A4, praticamente il nero non ha nessun problema. Rocco lungo, cambia quel cavallo, rocco corto, ecco, questa è una variante, diciamo, che offre una confortevole parità al nero. Quindi E per F3 praticamente non è giocata quasi mai, G per F3, questa è la mossa critica. Donna per D5. Il pedone D4 adesso è in presa, quindi chiaramente E3, praticamente forzato. Benissimo, siamo alla sesta mossa, qui è la posizione critica. Il bianco ha protetto il pedone 3, ha liberato la strada al proprio alfile campo chiaro, l'alfile F1, intende giocare cavallo C3, ma in pratica il vero squilibrio, il solito squilibrio direi, è coppia degli alfieri contro cavallo e alfiere. Sempre lì andiamo a finire, quindi alfiere e cavallo. Come comportarsi? Cosa giochereste voi ora col nero? E7-E6, mantenendo chiusa la posizione, o E7-E5, aprendo la posizione, sempre considerando che avete i cavalli. Bene, nel libro di John Watson, che ho già citato, Un secolo di scacchi, dell'editore Prisma, a pagina 276, almeno della mia edizione, e seguenti, il maestro internazionale John Watson esprime la sua preferenza per E5 e la motiva in questa maniera. Io ho fatto copia e incolla perché volevo lasciare a lui la parola. Ho solo, diciamo, trascurato alcune frasi, diciamo, secondarie. Allora, dice Watson, considero E5 un tratto estremamente logico ed anzi preferibile a E6, proprio sul piano teorico, cioè in base ai principi generali della strategia scacchistica. Infatti, attenzione adesso, chi dispone della coppia degli alfieri ha tutto l'interesse a chiudere subito la posizione. Attenti, avete sentito bene? Chiudere. Mentre il possessore dei cavalli deve cercare a tutti i costi di aprirla, aprire la posizione. Ora, io non so voi a che livello scacchistico siete, ma
io penso che molti di voi abbiano sentito parlare più e più volte, anche da me stesso nei video, quando si è all'alfiere si cerca di aprire la posizione. Ora, questa è una vecchia regola scacchistica, della strategia scacchistica, insomma, ripetuta dalla maggior parte dei grandi maestri. Ora, come spiegare questo paradosso? Visto che in tutti i libri si dice il contrario. Ora, già questo ci fa capire la delicatezza sia di questa mossa, di questa sesta mossa del nero, ma sia dell'intera linea, oserei dire, dell'intera difesa Chigorin. Se qui il nero ha ragione ad aprire la posizione, allora vi rendete conto che studiare la difesa Chigorin non è solo studiare un'apertura, così come io posso studiare, che ne so, la Bogo indiana, la Nimitz indiana, l'Est indiana, la difesa Keres. No, qui si tratta di studiare una diversa concezione della strategia scacchistica. Studiare la difesa Chigorin, secondo me, forse esagero, non lo so, ma accrescerà la vostra cultura scacchistica. Io vi consiglio di studiarla, anche se non avete intenzione di giocarla, perché migliorerà in generale le vostre competenze. Ora, a questo punto però devo dire quale mossa preferiamo noi. Secondo noi E5, cioè l'idea di Watson, appare estremamente logica. Però anche E6, a mio parere, bisognerebbe, il nero la dovrebbe conoscere. Ecco, bisogna studiarla. Dopo cavallo C3, qui ci sono varie alternative, per esempio donna H5, oppure anche donna F5, interessante. Secondo me va studiata. Ma vi voglio segnalare, oltre a E5, oltre a E6, una terza alternativa non citata da Watson, ma estremamente pratica, da giocatore pratico di torneo, e cioè arrocco lungo. Personalmente io adoro questa idea del grande maestro Nigel Short. Cioè Short praticamente ci sta dicendo: io non voglio entrare in discussioni filosofiche, io voglio prima vedere che cosa diavolo gioca il bianco e poi mi regolo di conseguenza. Per esempio, cavallo C3, donna H5. Attenzione, donna F5 questa volta non si può giocare perché c'è D5 e il bianco sta chiaramente meglio. Quindi donna H5. Qui ci sono varie, ovviamente, alternative per il bianco, ma che non sono preoccupanti. Io, ma per esempio, sì, ho alcune partite di Tony Miles, eccetera, ma adesso io non voglio entrare in questo, voglio parlarvi, ecco, voglio farvi vedere un attimo qualche mossa di una proprio di una partita di Nigel Short. Ecco, mi sembra più diciamo coerente, diciamo più logico. Quindi ecco qui F4. Questa è un'idea interessante. Ha giocato il bianco, scacco, ha cambiato quindi la donna, E6, alfile G2, cavallo CE7, Re2, cavallo F6, alfile D2, cavallo F5. Questa è interessante perché ci fa vedere anche un tipico finale della difesa Chigorin. In pratica è vero che il bianco ha la coppia degli alfieri, però è anche vero che la struttura pedonale del bianco è poco mobile, quindi in un certo senso ostacola la coppia degli alfieri. Ecco perché il nero non è assolutamente preoccupato di lottare contro la coppia degli alfieri. L'unica vera possibilità del bianco è legata allo sfruttamento della colonna C. Questa è la colonna semiaperta. Oltre a questo non ci sono grandi idee per il bianco. Vediamo un pochettino infatti come ha proseguito. Torre C1, logica. Re B8, si è tolto in via profilattica dalla colonna C, cavallo E4, cambia un paio di cavalli, alfile per E4, G6, ecco. Vedete come
Nigel Short, che appunto è il nero, sta eseguendo una tipica strategia di blocco sulle case chiare con i suoi pedoni, quindi sta limitando l'alfiere campo chiaro, che sarebbe, diciamo così, l'alfiere buono, perché l'alfiere campo scuro invece del bianco è limitato dai suoi stessi pedoni, quindi è cattivo, come si suol dire, quindi non ha bisogno, non si preoccupa, insomma, di ostacolare l'alfiere campo scuro, perché è già limitato da solo. Ecco, A4, questa è una partita di Nigel Short del 2011, quindi abbastanza recente. A4, H6, C3, torre H7, guardate il gioco del nero, come è molto originale e creativo, torre D1, cavallo E7, alfiere B4, che cosa vuole fare? Ecco qua, F5. Ecco perché ha fatto torre a casetta, è bellissima, cioè praticamente vuole andare a raddoppiare le torri sulla colonna D, siccome appunto programmava di spingere il pedone in F5, osservate come è poco interessato al pedone arretrato sulla colonna E, in quanto la colonna E non è aperta, quindi non può subire un attacco frontale. Insomma, è una bella partita tutta da studiare. Poi successivamente il nero qui ha vinto, ma comunque, ecco, io volevo semplicemente segnalare, insomma, questa alternativa al rocco lungo, alla sesta mossa, che personalmente la reputo scorretta, cioè nel senso che il bianco, il gioco corretto, dovrebbe prendere il sopravvento, così a livello istintivo, diciamo così, faccio questa affermazione. Però secondo me il nero la deve studiare, la deve conoscere. Va bene, però vediamo ai 5. Torniamo quindi alla partita Kasparov-Zmyslov, in cui il nero ha giocato quella che oggettivamente è la scelta migliore e più logica, e cioè aprire il centro per sfruttare la forza dei cavalli. Questo è veramente un concetto rivoluzionario. Ripeto, il nero è Vasily Zmyslov, campione del mondo. Attenzione, non dimentichiamoci. Quindi non si tratta, non è diciamo la filosofia espressa da un seconda nazionale, è il campione del mondo in alfiere B4. Beh, vabbè, ovviamente unica, la regina dell'impresa. Adesso diciamo non ha senso perdere un tempo per ritirare la donna. D'altra parte è tipico della Cigorin restituire, cioè cambiare alfile per cavallo. Kasparov ha giocato alfile D2, abbastanza ovvia. Poteva anche giocare A3, non è malvagia. Il problema è che poi rimane, come già sappiamo, con l'alfiere camposcuro limitato dal suo stesso pedone A3. Ecco, sì, è vero, volendo, prima o poi potrebbe giocare A3, A4 per andare in A3, oppure potrebbe giocare alfile B2 con l'intenzione di giocare C4. Sicuramente non è malvagia, insomma, A3. Sì, ovviamente il nero la deve studiare, cioè, quindi, però alfile D2 oggettivamente dovrebbe essere più forte. Ma comunque io, ripeto, nei video faccio sempre una panoramica delle idee, quindi non è che rientro nelle analisi specifiche. Dopo alfile D2, ovviamente il nero ha ceduto alfile per cavallo e la struttura pedonale adesso è cambiata. A prima vista, detto onestamente, la struttura pedonale del bianco non sembra poi tanto forte, perché ha i pedoni doppiati sulla colonna F. Due pedoni isolati in H2 e in A2, quindi diciamo a prima vista sembra che il bianco abbia delle debolezze pedonali, ma in realtà onestamente, obiettivamente, il forte centro pedonale gli conferisce un fortissimo controllo al centro, a parte il fatto che poi può avere attività sulle colonne semiaperte B e G, quindi non, insomma, è una posizione diciamo così
particolare. Ma l'elemento strategico più importante su cui voglio attirare massimamente la vostra attenzione è un altro, e cioè coppia dei cavalli contro coppia degli alfieri. Questo è il punto. E il nero ha giocato ai 5 perché intende aprire il centro. Questo è il cuore della Cicorin, veramente, questa linea. D'altra parte, non meravigliamoci che Kasparov l'ha usata. Abitualmente noi, quando abbiamo la coppia di alfieri, dovremmo aprire la posizione, ecco, perché di solito su tutti i libri sta scritto che i cavalli sono favoriti nelle posizioni chiuse. Allora, perché mai il nero, che ripeto è Smyslov, dovrebbe aprire la posizione? Ma essenzialmente per un motivo, c'è una spiegazione in realtà, e la spiegazione è questa: il nero è in vantaggio di sviluppo. E voi sapete bene che quando uno è in vantaggio di sviluppo dovrebbe aprire la posizione. Ecco la spiegazione filosofica, teorica, di questo strano comportamento del nero. Vediamo come ha proseguito Smyslov. Donna di 6, questa è una buona mossa profilattica. Perché? Beh, è semplice, il bianco minacciava prima o poi di giocare, non so, C4 di 5. Oppure E4 di 5, cioè in parole povere guadagnare un tempo attaccando la posizione della donna un po' esposta in D5, quindi togliendosi di mezzo, diciamo ritirandosi in anticipo, il nero si prepara ad entrambe queste spinte pedonali del bianco. Il bianco ha giocato Torre B1, questo è interessante ovviamente perché immediatamente attacca il pedone B7 e quindi attiva la torre con guadagno di tempo. Però ci sono tante altre opzioni che vi devo segnalare perché sono molto importanti. Allora, donna B3 probabilmente è la più importante. Di nuovo attacca il pedone B7, però attenzione, il nero vive la regola. Se vuole veramente essere coerente con quello che ho appena detto, cioè che il nero vuole sfruttare il suo vantaggio di sviluppo, il nero dovrebbe giocare così: cavallo G7, donna per B7, arrocco corto. Cioè deve fregarsene del pedone, sacrificare, fare un sacrificio posizionale del pedone B7 e sfruttare il suo vantaggio di sviluppo. Che è evidente, io credo, no? Cioè nel senso che basta guardare il re bianco e vi rendete conto che il nero ha un vantaggio di sviluppo, ha molte chance di controgioco. Un'altra mossa interessante è torre G1, con cui attacca ovviamente il pedone G7. Anche qua stesso discorso, il nero deve proseguire con cavallo G7 preparandosi a sacrificare il pedone G7. Quindi sacrifici posizionali. Il bianco ha anche l'opzione alfiere G2, che è una buona mossa, per esempio cavallo G7, puoi proseguire con arrocco corto, oppure con torre B1 sempre, ovviamente. Altra opzione F4, questa mi piace, è aggressiva, attacca immediatamente il pedone 5. Esiste anche l'opzione alfiere 2, più tranquilla, per preparare l'arrocco corto. Beh, in parole povere avete capito che c'è molto da studiare, ecco, quindi io vi sto facendo vedere Kasparov, Smyslov, ma in realtà questa linea, proprio perché è la linea più critica, è la linea, una delle linee più giocate a livello di grandi maestri, quindi è quella più analizzata e sicuramente va approfondita. Bene, dopo torre B1 Smyslov ha semplicemente difeso il pedone, ovviamente, e il bianco ha giocato, stile Kasparov, aggressivo, F4, che appunto, tra l'altro, è una bella mossa, onestamente, aggressiva, con cui attacca il pedone C5. Vi dico subito che sono state provate altre mosse, per esempio alfile D3, alfile 2, torre G1, sempre per attaccare G7, ma nessuna di queste è così aggressiva come F4. Qual è l'idea di F4? Dopo E per F4, praticamente forzata, E4. Ecco l'idea del bianco.
un sacrificio posizionale di pedone per ottenere un forte centro pedonale. Quindi, basandosi anche sul fatto che dopo cavallo G7, don F3, è chiaro che quel pedone in F4 sarà ricatturato abbastanza facilmente. Quindi, in pratica è vero che ha sacrificato un pedone, però ha ottenuto un forte centro pedonale, ha aperto la posizione, perché Kasparov giustamente, per l'amor di Dio, giustamente continua a pensare in questi termini, cioè ho la coppia di alfieri contro la coppia di cavalli, quindi voglio aprire la posizione. Però, ecco, ripeto il punto, attenti, non spaventiamoci. Il re bianco è in mezzo alla scacchiera, il nero è in vantaggio di sviluppo, il suo centro ideale può essere attaccato con F7, F5, quindi, riassumendo, possiamo tranquillamente dire che il nero ha buone chance di controgioco. Vediamo come ha proseguito il nero. Infatti il nero, ecco, ha proseguito in maniera molto molto logica e in stile Cigorin, cioè non è stato a difendere il pedone F4, non ha fatto mosse per di tempo tipo, che ne so, cavallo G6 o peggio ancora G5 o roba del genere. No, immediatamente ha fatto arrocco, punto esclamativo a questa mossa, una semplice mossa di sviluppo, va bene? Kasparov ovviamente ha ripreso il suo pedone. Donna A3, è interessante, donna A3, attacca il pedone A2, mette sotto pressione il pedone C3, è interessante. Però, siccome in realtà il pedone C3 è difeso, vi volevo segnalare che anche donna E6 può essere una interessante opzione. Ovviamente non esiste la forchetta, perché il pedone E4 è inchiodato sul re bianco, quindi il nero risponderebbe semplicemente con cavallo per D5, quindi non c'è la forchetta, non è questo il problema del nero. Quindi donna E6 è perfettamente giocabile, e va bene, mio amico Alessandro Betori, o Betori come lo chiamo io, insomma, diciamo, l'ha analizzata anche questa e la reputa molto interessante, va bene, ma comunque Smyslov ha giocato, ripeto, donna A3, alfiere E2, il bianco giustamente a questo punto non pensa al materiale, non pensa al pedone A2, ma pensa a svilupparsi, poteva anche giocare alfiere G2, anche questa era un'alternativa valida, ovviamente. Anche il nero gioca in maniera interessante, non va a catturare il pedone A2 perché poi sarebbe seguito arrocco con varie idee, torre A1 oppure alfiere per C7, quindi oppure anche D5. A proposito, ho dimenticato di segnalare una cosa, le analisi che sto mostrando sono di Garry Kasparov in persona, pubblicate sull'Informatore. Quindi ci tengo a dire questo, quindi non, diciamo, io sono un semplice lettore come voi delle sue analisi. Dunque alfiere 2, però ecco, devo anche segnalare ovviamente alcune idee migliorative che sono, perché questa è una partita dell'84. Il nero qui ha proseguito con F5, giustamente ha attaccato il centro pedonale del bianco. Però più tardi, nel 98, è stata provata cavallo G6, alfiere G3, donna per A2, arrocco, e il nero poi, vabbè, in questa partita specifica ha pattato, quindi voglio dire, ci sono stati insomma dei miglioramenti, ecco, su questa linea, su questa partita. F5, invece ha giocato Smyslov, coerente, vuole attaccare il centro del bianco, arrocco costo, è ovvio. Qui c'è un'analisi di Kasparov molto particolare. Lui dice, adesso avrebbe dovuto giocare cavallo G6, ma forse, ma ripeto, era meglio farla
una mossa prima di F5, e riporta questa analisi, dice dopo alfile C7, donna E7, E per F5, donna per C7, scacco, re K8, FG, cavallo E7, il nero avrebbe un enorme controgioco, del nero. Ecco, vabbè, vi segnalo questa idea. Secondo me, a me piace pure il cavallo A5, non lo so, però Kasparov non la segna, quindi io Ubi Maior minor Cessat, quindi lasciamo perdere. F per E4, comunque Kasparov la segnala invece come errore, e infatti è vero, donna per E4, donna per C3. Praticamente il nero sembra che diciamo sia andato in vantaggio materiale, cioè è andato in vantaggio materiale, ma in realtà dopo, adesso minaccia pure donna per D4, ma in realtà dopo alfile E3 praticamente è nei guai, perché il bianco, come giustamente segnala Kasparov, ha due idee fortissime. Torre C1, sta il cavallo in presa praticamente, oppure anche come idea la diretta D4-D5, poi seguita da alfile D4, alfile D3, cioè in parole povere la coppia degli alfieri adesso si sta facendo molto sentire. Ecco perché, ripeto, F5 è stata un po' troppo ottimistica, cioè questa apertura del centro del bianco. Non, è vero che ha demolito il centro del bianco, però ha aperto troppo il gioco. Era meglio appunto mantenerlo in maniera più diciamo giocare cavallo G6 e mantenersi in maniera più, diciamo, andare semplicemente a catturare il pedone A2. Vabbè, siamo quindi ritorniamo alla 18ª mossa, alfile 3, donna 3, alfile di 3, vedete. Questo è il problema, coppia degli alfieri, adesso minaccia addirittura matto, non può giocare G6, perché se no segue scacco, re G7, D5, poi seguita dal file D4 scacco, ma adesso già perde, perde subito materiale il bianco, cioè il nero, cioè dopo il file D4 scacco è praticamente nei guai. Che altro poteva fare? Cavallo F5, donna E6, scacco, guadagna il cavallo, quindi non può. Torre F5, torre B5, quindi deve cambiare, donna D6, torre C1, e perde di nuovo il cavallo, che è in, cioè ho il cavallo, insomma perde, perde il cavallo perché è inchiodato sulla torre A8 da parte della donna bianca. Insomma, la situazione è niente, praticamente dopo alfile di 3, persa, caput. Quindi il nero ha giocato donna di 6, scacco, re F7, torre B5, vabbè, Kasparov oramai è inutile stare a vedere le sue analisi, anche se il buon Smyslov si difende, cavallo per D4, ma sì, dai, cerca di darsi da fare. Qui, semplicemente, Kasparov doveva mangiare. Mangia il cavallo, donna per D4, torre G5. E basta, diciamo, lo demoliva, lo distruggeva il re nero. Quando viceversa, ecco, vedete come gli scacchi sono qualcosa di possibile. Clamorosamente, Garry Kasparov, il fortissimo campione del mondo, in carica, sbaglia, donna E4. Lui crede che con questa mossa di guadagnare immediatamente materiale, si aspettava che per esempio il nero difendesse il cavallo con C5 e dopo alfile per D4 aveva intenzione di dargli questo scacco assolutamente mortale, oppure pensava che giocasse cavallo per B5, guadagnasse la torre, ma lui aveva intenzione di dare scacco, R F6, scacco e gli dava matto.
Quindi aveva ideato tutta una serie di matti formidabili, non si è reso conto che semplicemente il nero ha giocato torre a D8. Mangia, mangia. Scacco. Mangia. Scacco. Per G8. A questo punto il povero Kasparov si è reso conto che l'attacco è finito e si è limitato a dare scacco perpetuo. Proposto patta, patta. Fine del discorso. Veramente, quando vediamo le partite dei grandi campioni, poi ci rendiamo conto che sì, è vero, sono eroici, mitici, fortissimi, bravissimi, però anche loro sbagliano. Beh, questo ci consola. Io spero che vi siate divertiti con questa partita, però ripeto, è proprio una overview, una panoramica, cioè nel senso che questa è una linea assolutamente importante da studiare, ma secondo me è proprio da studiare da un punto di vista filosofico, cioè qual è la mossa giusta alla sesta mossa? E5 oppure E6 oppure quindi aprire il centro oppure chiudere il centro oppure arrocco lungo, ignorare la disputa filosofica, l'idea di Nigel Schott. Secondo me sono da studiare tutte e tre, però la preferita, anche con appunto i miglioramenti che la teoria ha portato a questa linea, diciamo dai tempi di Kasparov sono passati 30 anni, quindi è ovvio che ci sono stati dei miglioramenti sia per il bianco che per il nero, e quindi E5 dovrebbe essere la migliore, quella diciamo da studiare per bene. Però, secondo me, conoscere anche le altre due male non fa. Bene, finalmente abbiamo completato con la seconda linea principale, con cavallo F3, quindi d'ora in poi vedremo la mossa cavallo C3, come la linea principale cavallo C3.